duro? Fango, scivola tutto. Poi sono caduto ancora per la prima curva, mi sono riempito di pacecca. La figata sta pista, così meglio che prima. No, no, bella, anche le traiettorie adesso molto... Hai preso un po' la misura? Sì, sì. No, no, bella, bella. La cosa più difficile qual è? Allora, la cosa più difficile è... Se hai, secondo me, una curva contro pendenza e hai tutte le... i dossetti tipo la via. Dove c'è la scollina di qua, la curva quella sotto... La prendi larga, comunque sarà un po' attento che non scivoli, ma il resto perfetto. Dietro dov'è? Oggi per la prima volta quest'anno un allenamento nel fango. Fango di quello che era, diciamo, quello duro a saponetta. Però ci voleva e abbiamo fatto bene a rimanere anche una volta che è venuto giù il diluvio, perché adesso abbiamo fatto gran parte di manche che eravamo dentro da soli e abbiamo avuto modo di prendere feeling con queste condizioni che non le trovi tutti i giorni, e quindi ottimo. Adesso abbiamo fatto una manche, vedremo di portarne a casa un'altra fatta bene, e direi che un onesto lavoro anche per oggi andrebbe bene così. Portiamo a casa un'altra manche più tardi e siamo a posto. A volte la tenacia è anche un po', tra virgolette, di testardaggine a fermarsi in pista quando che arriva il diluvio, perché stamattina eravamo qua arrestato e è venuto giù veramente il diluvio mentre stavamo bevendo il caffè ancora prima di entrare, e molti sono camminati perché non dava, diciamo, una buona impressione per girare al pomeriggio e stava cadendo tanta acqua. Noi siamo rimasti. Io ero già convinto di entrare anche se pioveva, però siamo rimasti, e diciamo che a volte la fortuna ti ascolta e ti viene incontro, perché adesso ad esempio è uscito il sole. Pomeriggio non è detto che resterà così, ma chi se ne frega, se pioverà faremo un'altra manche sotto l'acqua, nel fango e sopra il sapone come abbiamo fatto prima. Devo dire che è stata un'ottima esperienza e i giaguari non li avevo mai visti girare in queste condizioni, quindi è stato ottimo anche per loro fare qualche giro sul fango così scivoloso. Qui arrestato il terreno è duro, quindi non diventa troppo pesante, al massimo diventa scivoloso, e niente, adesso pausa pranzo e poi pomeriggio un'altra mancia. Allora, il discorso occhiali è una cosa importante sempre, maggiormente ancora quando che ci sono giornate di acqua e fango come stamattina. E Pietro stamattina ha avuto problema con l'occhiale e sarebbe stato un ritiro, perché comunque sei uscito, o comunque se avevi il meccanico che ti poteva dare un altro paio avresti fatto un'uscita ai box e poi rientrato, ok? Quindi la gara sarebbe comunque stata compromessa, e perciò la preparazione dell'occhiale è importantissima. Com'è che possiamo prepararci gli occhiali? Allora, possiamo avere un occhiale con sopra le lenti a strappo. Adesso, al di là che di lenti a strappo ne esistono più tipi, perché abbiamo quelle laminate e abbiamo quelle singole. La differenza è che quelle laminate ci permettono di avere più lenti con una buona visibilità, mentre quelle singole, una volta che ne montiamo 5, iniziano a diventare molte e ci compromettono un po' la visuale, no? O altrimenti abbiamo un roll off. Allora bisogna capire quando è meglio montare le lenti e quando è meglio montare il roll off. Questo dipende dalla pioggia e dal tipo di terreno. Cioè, se abbiamo una situazione di pongo
di fango, però a pezzi, pongoso, che quando siamo dietro qualcuno ci tira su proprio il fango agrumi. Ecco, in quel caso lì cosa succede? Che se abbiamo il roll off ci attacca il roll off, e poi quando riceviamo il colpo sull'occhiale è facile che ci stacca proprio il rullino, o magari che ci rompe il meccanismo, ok? Perciò il roll off è più indicato quando sta piovendo, quando è proprio acqua, perché in quel caso lì il fango che ricevete è pieno d'acqua e scivola, perciò noi abbiamo 3 metri di rullino che ci permette di fare tutta la gara con almeno uno spazio di visibilità. Quando invece abbiamo una situazione che non è estrema e ci arrivano solo degli schizzi di fango, ok, in quel caso lì allora possiamo permetterci la lente, e anche nel caso ci arrivassero i grumi, come dicevo prima, la lente sopporta bene, e in quel caso togliamo tutta la lente. Lì diventa più un problema di preservarci le lenti fino a fine gara. In quel caso lì le laminate sono comode, perché sono pacchi da 7, se non sbaglio, quindi con 2 pacchi abbiamo 14 strappi e diventerebbe ideale, no? Stamattina la situazione ideale era il roll off. Dopo, anche il roll off deve avere tutte le accuratezze, perché c'è il mud flap che sta sopra, che deve essere inserita bene, coprente la striscia del rullino, del roll off, perché così l'acqua che riceve sta sopra e non va acqua sotto il rullino, perché sennò si incolla, e quando tiri è come non aver più niente, ok? Devi togliere la maschera perché non ci vedi più. E stessa cosa la bava che sta sotto, cioè o la bava oppure alcuni roll off hanno una lente rigida che ha dei rilievi di plastica che permettono quindi di non appiccicare il rullino, che non si incolla alla lente rigida, perché se c'è un po' di umidità è facile che si incolla e non tira più. Se c'è sotto una bava da pesca oppure la lente è predisposta per il roll off, allora è già studiata apposta che non si incolla, e quando tiro ho sempre a disposizione i 3 metri di rullino puliti, ok? Perciò adesso stamattina è stata un'esperienza, Pietro ne ha pagato le conseguenze. Ma sempre, ogni volta. Gli occhiali, lo ripeto sempre, vanno preparati prima. Il giorno prima. Se sappiamo già le previsioni, dove andiamo a girare, o si tratta appunto di andare a fare una gara, sicuramente il giorno prima. Due occhiali, un roll off. È sempre ideale aver pronti gli occhiali da asciutto e gli occhiali da fango, ok? In maniera che all'ultimo c'è la nuvola e diluvia, boh, c'ho l'occhiale pronto. Questo non vale solo in gara, ma è serio farlo anche in allenamento, perché sennò buttiamo via una girata che può essere una manche, può essere un ingresso in pista che però è condizionato dall'occhiale. Che se pioveva come stamattina, se togli gli occhiali, sì, puoi finire la manche, ma in qualche maniera, e col rischio anche di farti male agli occhi. Perciò gli occhiali sono sempre importanti indossarli. Ok? Brakes, I'm not slowing down. See it showing up, we're showing now. But I pack it down.
again till they kick us out. I'm no nothing, I'm a lunatic. It's no telling them when I get loose a bit. Got my babe, my boo, she cute and shh. And they serve me straight, need no juice and shh. Hey, 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 hey. Bottles on ice, mess around these skates. Hey, 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 hey. If I gotta say it twice, then I got nothing to say. Allora, dai. Ti ha fregato? Ti ha fregato il socio qua. Le interne. Aveva di più. Sì. Ho copiato qualche. Dopo che mi ha superato, ho copiato qualche traiettoria. Secondo me mi sono velocizzato un po'. Sì, perché ti è arrivato sotto con più velocità. È andato via con qualcosina meno. Si vede che te avevi, come hai detto, hai rubato qualcosa di buono. Sì. Te invece è la grande? Ho dato non 100%, ma giusto per andargli vicino. Solo che essendo che alle interne dopo hai la rampa e rischi di scivolare, allora tendevo ad andare un po' esterno con lui, dopo quando ho visto che non andava interno, dopo che l'ho passato mi sono riposato un po', giusto per tenerlo dietro, dopo comunque ho spinto un po' perché vedevo che si avvicinava, allora. Però mi pare che la manche stamattina è stata positiva farla nel viscido, perché adesso è davvero bella, cioè, adesso il terreno da gara è asciugato un po', è perfetta, è un terreno premium veramente. Pepito il dritto bene, dai, insomma bene. Dov'è? Mi sembrava di andare abbastanza bene, insomma. Hai recuperato curve. Qualcosa su Mattia, però, secondo me avevi stesso passo di Thomas, perché su Mattia qualcosina hai recuperato, però su Thomas no. Secondo me avevate stesso ritmo. Pensavo di prenderlo un po' prima, che non sono riuscito a prenderlo. Vabbè. Però dai. Importante. L'ho messa quasi tutta. Con gli occhiali hai avuto problemi? Male le braccia un po', la mano soprattutto. Con gli occhiali hai avuto problemi adesso o era a posto? A posto. Meno male, devo regolare.
finita anche questa seconda manche. Adesso vediamo se riusciamo a fare un altro ingresso, perché comunque avevo detto che ne facevamo solo due, però se il tempo sta così probabilmente più tardi entreranno ancora. Sono contento che hanno avuto la possibilità di fare questa seconda manche nel terreno ideale da gara, direi, perché era Pongo, e quindi giornata veramente positiva. Hanno provato sia il fango scivoloso di stamattina che il Pongo da gara, quindi come allenamento è stato eccezionale. Devo dire che Thomas aveva un buon ritmo, l'ho visto guadagnare terreno su Mattia, e Pietro l'avevo fatto partire più indietro e sì, ha guadagnato qualcosina, però secondo me aveva il ritmo di Thomas. Mattia era quello un pochino più lento, ma comunque li ho visti guidare discretamente bene. Secondo me, eccoli qua che stanno andando al furgone, secondo me girare sul viscido ha dato secondo me qualcosa di buono, perché girare adesso con il Pongo sicuramente è stato più facile, quindi ha avuto i suoi vantaggi l'allenamento di stamattina. Sono contento, adesso vediamo di fare un'altra entrata, vediamo un po' se il tempo si decide a stabilirsi senza piovere, perché oggi ha continuato a fare gocce, prima il diluvio, poi ha un pochino gocciolato nel pomeriggio, però la pista diciamo che si è veramente portata in condizioni top. Quindi vediamo, dai, se riusciamo a fare un altro ingresso benone, e altrimenti portiamo a casa lo stesso qualcosa di buono. Eccoci qua, stiamo tornando a casa e allora vi ho lasciati con l'ultima clip, che dicevo appunto che saremmo entrati forse un'altra volta, e così è stato, però il tempo si è girato di nuovo e è venuta giù tanta di quell'acqua che non avete idea, ha diluviato, e l'idea era quella di fare dei crono, dei tempi, perché li avevamo tenuti in fondo la giornata proprio per vedere se c'era la possibilità di farli in condizioni ottimali, ma visto che appunto ha piovuto di brutto e non aveva intenzione di smettere, ho deciso di fargli fare un'altra manche un po' più breve, e quindi abbiamo ripetuto le condizioni di questa mattina. Devo dire che è stata una giornata molto proficua e sono contento che è andata così. Diciamo che oltre al fatto della guida in alcune condizioni è stato importante anche capire altre dinamiche che io già conoscevo, però anche i giaguari ne sono venuti a conoscenza, perché ogni volta che succede una giornata di questo tipo ci sono tante cose che non si considerano ma hanno la loro importanza, del tipo potrebbe essere la tempistica a lavare la moto una volta usciti, oppure come preparare il casco, gli occhiali, o l'importanza di pulirli appena usciti per non buttar via del tempo. E quindi ecco, una giornata di questo genere regala sicuramente un bagaglio di esperienza importante, che è diversa dalla classica giornata sull'asciutto. E ovviamente per affrontare una giornata così ci vuole l'idea ben chiara, perché non bisogna aver paura di sporcarsi. Difatti portiamo a casa le moto abbastanza conciate, però fa tutto parte del pacchetto training. E io non sono un amante del fango, non sono un amante di queste giornate, però diciamo che ogni tanto fa bene coglierle e fa bene metterci il naso per imparare. Quindi sono convinto che oggi Thomas, Mattia e anche Pietro abbiano portato a casa una buona esperienza. Peccato che non c'erano anche gli altri giaguari,
ci sarà sicuramente una prossima occasione. E niente, il video termina qui, e spero che l'avete visto fino a questo punto, che abbiate apprezzato. Scrivetemi un commentino, che mi fa piacere, se avete qualcosa da chiedere o da condividere. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!